Buongiorno popolo! Allora, nel video precedente vi ho detto che c'erano 5 fondamenti dell'Excel, però ve ne ho raccontati soltanto 3, quindi ne mancano 2. Dai, adesso, via, veloci, andiamo! Allora, riapriamo subito il nostro foglio Excel che avevamo creato la volta scorsa, dove avevamo fatto la somma, dove abbiamo visto un po' come funzionavano le celle, le coordinate, tutto. Andiamo a vedere come si crea un calendario con il riempimento automatico in 448. Allora, come abbiamo visto la volta precedente, se scrivo 1, 2, la sequenza continua con trascinamento automatico, seleziono 1, 2, tengo premuto col tasto sinistro, trascino giù e via, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32 è troppo, dai, ancora non ce li abbiamo. Dopodiché, se vi dicessi mercoledì, visto che quest'anno cominciava con mercoledì, cosa viene dopo mercoledì? Facile, trascino giù e fa tutto lui. Riempimento automatico capisce anche i giorni. Li capisce anche in maniera abbreviata. Sub, clicco sub, vado giù, dom, lun, eccetera, eccetera. Va a essere bravo. Come pure gen, dopo gen ovviamente viene subito feb. Febbraio, marzo, aprile vi andare. Ma anche se scrivo direttamente gennaio, trascinamento automatico lui direttamente capisce. Quindi, è già stato creato quando ho soltanto dei giorni o dei mesi, non importa neanche selezionare due valori, tanto si sa che dopo ottobre viene novembre, quindi non importa prendere due celle. Trascino giù e via andare. Facile? Ok, proseguiamo con la cosa difficile. Riferimento relativo. Oh, prima di cominciare con la compilazione del file c'è bisogno di capire cosa vuol dire relativo e assoluto. Qualche reminiscenza delle medie? Allora, proviamo. Velocità relativa, velocità assoluta, vi ricorda qualche cosa? Siete su un treno, il treno va a 100 km all'ora. Aspetta che guardo se c'è qualcosa. Siete su un è un treno, ok? Non ce l'ho un treno, è un treno. Siete su un treno, il treno va a 100 km all'ora in questa direzione. Se voi siete seduti sul treno, qual è la vostra velocità relativa rispetto al treno? 0, siete seduti, voi rispetto al treno siete fermi, ok? Ma la vostra velocità assoluta nello spazio, visto che vi state muovendo su. Oh! Se siete seduti sul treno, il vostro corpo, qua abbiamo scrattolo, il vostro corpo che si muove sul treno, anche lui viaggia a 100 km all'ora, quindi la vostra velocità assoluta è di 100 km all'ora. Cosa c'entra con Excel? Proviamo un'altra. Allora, velocità relativa, facciamo un altro esempio. Voi camminate sul treno, il treno va sempre a 100 km all'ora in questa direzione e voi ci camminate verso la testa del treno. Camminate a 5 km all'ora, camminata normale. Quant'è la vostra velocità relativa rispetto al treno? 5 km all'ora, ok? Rispetto al treno voi camminate a 5 all'ora. La vostra velocità assoluta invece è 105, i 100 del treno più i 5 vostri. Vi scappa la pipì, dovete tornare alla coda del treno. Il treno va sempre in questa direzione. Voi andate nella direzione opposta. La vostra velocità assoluta è dei 100 meno i vostri 5, fate i 95. Non è chiaro? Proviamo un'altra. Quando il treno comincia a partire, siete abituati, avrete visto, avrete mai preso un treno. Se camminate nella direzione opposta, voi siete fermi rispetto a quelli che vi stanno salutando sulla banchina. Un po' all'amici miei, no? Delle gran sberle, ok? Voi siete sempre lì fermi. Excel funziona alla stessa maniera. Cioè, proviamo. Sono su un'isola deserta, ok? C'è il mio amico Scrattolo. Lui è fermo sulla spiaggia. Io ho un tic nervoso, ok? Il mio tic nervoso è quello di fare così, dare delle sberle col mio braccio destro a qualunque cosa si trovi a 1 metro alla mia destra. E se Scrattolo sta seduto a 1 metro alla mia destra, cos'è che si becca? Delle sberle, questo è classico. Io sono su una zattera e anche Scrattolo viene sulla zattera con me. Perché dobbiamo scappare da quest'isola deserta, non ce la facciamo più star lì. Attraversiamo il Pacifico, ok? Per tutta la traversata del Pacifico, se Scrattolo è così furbo da mettersi 1 metro alla mia destra, cos'è che si becca lui per tutto il tragitto sul Pacifico? Delle sberle, perché lui relativamente
a me, la sua posizione relativamente alla mia è di 1 metro alla mia destra. Non importa se siamo nella zattera vicino alle Filippine, in California o in Polinesia, lui è sempre seduto 1 metro rispetto a me. Se lui invece è fermo sull'isola deserta, io invece sono sulla zattera che me ne vado, al primo giro, appena io parto, lui si trova 1 metro alla mia destra, pom, ci becco il papagnone. Ma appena io comincio a prendere il largo, non lo becco più, vado a gabbiani, ok? Quindi perché? Perché lui è fisso in una posizione e io invece me ne sto andando. Quindi lui è relativamente a me, non è più a 1 metro di distanza. Ok, finiamola col pippone. Scusi, posso dire una parola io? Dobbiamo compilare questa tabella qui, la tabellina del 3. Allora, vi ho detto che non si mettono i numeri dentro le celle, facciamo un'eccezione per questo esempio qui. Tabellina del 3, 3 per 1, 3, 3 per 2, 6, eccetera, eccetera. Quindi, visto che ho una formula, si fa uguale 3 per con l'asterisco e poi indico questa cella qui, così fa 3 per questo valore qua. Cosa succede? Faccio invio, così mi fa il calcolo. 3 per 1, 3. In questo caso, se trascino la mia formula, la tabellina funziona perché se andassi a vedere in una qualsiasi cella che mi si è andata a creare col trascinamento automatico, ad esempio nel 7, cosa è successo? Fa 3 per B10, ma io non l'ho mai scritto B10. Cos'è successo? Di default, Excel ragiona con dei riferimenti relativi, ovvero nella formula che ho scritto inizialmente faccio riferimento a una cella che rispetto a dove ho scritto si trova una cella alla sua sinistra. Trascinando la formula, lui fa sempre riferimento alla stessa posizione, quindi va a vedere il valore che si trova una cella alla sua sinistra. Ok? Riferimento relativo. Quindi, ovunque la nostra formula se ne vada nell'Oceano Pacifico, se io sono questo e scrattolo era questo qui, vado sempre a prendere, a fare riferimento alla testa di scrattolo. Ok? Quindi vado sempre sul 7 in questo caso. Ci siamo? Facciamo un altro, tabellina del 4,7, la famosa tabellina del 4,7, uguale 4,7 per, e faccio riferimento a questa cella. Faccio invio, anche qui trascino giù, la formula funziona perché in questo caso non fa più riferimento a una cella alla sua sinistra, ma a due celle alla sua sinistra. Quindi ovunque si trovi nello spazio questa formula qui, fa sempre riferimento a quella che si trova due celle alla sua sinistra. Ormai abbiamo capito, fate da soli quella del 5,1, 5,1 per 1, trascino e vado giù verso il basso. Ok? Riferimento relativo. Questo è chiaro? Bene. Oh, perfetto, riferimento relativo è andato. Andiamo avanti, riferimento assoluto. È la stessa situazione in cui prima mi trovavo con scrattolo fermo sulla spiaggia. Quindi lui sta fermo sulla spiaggia, io me ne vado nell'Oceano Pacifico, non posso più fare riferimento a lui a 1 metro di distanza. Lui è fisso là e io me ne vado. Ok? Quindi facciamo un esempio concreto. Allora, ho una banana, due banane, ho dei cocchi, sono sull'isola deserta, vado con i cocchi. Ogni cocco costa 2 euro. E il prezzo del cocco lo metto in una cella perché abbiamo visto nella lezione precedente che non ha tanto senso inserire dei numeri dentro alle celle. Quindi tanto vale scriverlo su una cella soltanto. Quindi 2 euro. Per metterci la valuta dell'euro basta cliccare sul simbolino formato come valuta e diventa 2 euro con i centesimi. Perfetto. Quindi questo qui è il numero dei cocchi. Allora mi verrebbe da pensare che per fare la moltiplicazione dei 2 euro praticamente invece che fare 2 per il valore, ok, invece che il 2 inserito come numero, gli metto 2 inserito come questo contenuto della cella. Cosa succede? Quindi E1 per B4 praticamente fa 2, ok, 2 per 1, 2. Se trascino giù verso il basso, non funziona. Perché? Andiamo a vedere cosa è successo. In questa cella, ad esempio, palesemente c'è un errore. Faccio doppio clic per vedere cosa è successo, perché lo vedo anche qui, ma con doppio clic almeno lo vedo meglio e lo posso anche modificare agevolmente. Cos'è successo? Mi va a prendere
Il valore 4 nella cella B7, vedete che è lo stesso colore, e E4. Perché è andato a finire in E4? Perché nella prima cella, chiamiamola la cella capostipite, quella dove ho scritto la formula, nella prima cella ho fatto riferimento a questa cella qui, ok, e 1, 2 cella a destra e 1, 2, 3 celle in alto, E1. Se trascino giù verso il basso, con la stessa legge di prima, va 2 celle a destra e 1, 2, 3 celle in alto, ovvero qui dove non c'è niente, la pampa sconfinata. Come facciamo quindi per inchiodare, è palesemente sbagliata questa cella qui, come facciamo per inchiodare il riferimento a questa cella? Non si corregge questa cella qui, ma si corregge sempre la prima che abbiamo scritto, la cella capostipite. Quindi se clicco qua, ok, fate sempre ESC così non fate dei disastri. Clicco qui, la vado a correggere. Per inchiodare una cella era diventato, abbiamo detto, E4, 5, 6, quindi era il numero che si andava a modificare, doveva sempre essere, deve sempre essere E1, 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 quindi è l'1 che devo bloccare. Per bloccare una coordinata basta anteporla col simbolo dollaro. Il dollaro lo trovate là su in cima al numero 4. Quindi E dollaro 1 per B4. Faccio invio, al primo giro non cambia niente, ma se trascino giù verso il basso, tutto il resto funziona correttamente. Ne facciamo un altro. Inflazione 5,3 euro. Quindi scrivo, gli metto che è un euro e sono a posto. Uguale, ricordatevi l'uguale, la cella in cui ho il valore del prezzo per la quantità. Tutto a posto? Ho dimenticato niente? Ho dimenticato il dollaro, quindi controlliamo qua. Qui è diventato un F4, non deve essere F4 ma F1, quindi è l'1 che deve essere bloccato. Gli metto un dollaro davanti, F1, perfetto, trascino verso il basso ed è finito. Riferimento assoluto è andato. Quindi, prima cosa, si ragiona per celle, non per numeri. Seconda cosa, i due punti individuano un intervallo da A. Terza cosa, punto e virgola, individuo un intervallo che è una cella qui, una cella qui, una cella là, celle separate. Quarta cosa, riferimento relativo è quello che utilizza Excel normalmente, ok? E la quinta cosa è il riferimento assoluto, ovvero per fare riferimento a una cella fissa si antepone il simbolo del dollaro alla coordinata che va inchiodata. Fine, passate queste cinque cose qui, tutte Excel. Dopo è in discesa. Excel, foglio di calcolo, LibreOffice, Calc, quello che è, funziona tutto alla stessa maniera. Ok? Ok, fine. Alla prossima. Andale.